Buonasera, eccoci qua, seconda puntata di Incontri, ben ritrovati. Stasera ci spostiamo dal calcio ad un altro sport che a Messina va per la maggiore grazie all'impegno di tantissima gente e di tantissime società che rappresentano la nostra città. Una società che si sta distinguendo quest'anno particolarmente anche perché è una società di una, si chiama frazione, rione, villaggio, è un villaggio, un ridente villaggio della nostra città, Castanea, sempre delle furie, no? Sempre. Sempre delle furie, si sta distinguendo nel campionato di Serie C1 Silver, occupa il secondo posto, è una squadra di gente simpatica, appassionata, legata al mondo dello sport in maniera viscerale da sempre, ma quest'anno sta prendendo la giusta strada per far parlare di sé e di questa realtà. È qui rappresentata dal coach, che è possiamo dirlo, il massimo rappresentante di questo movimento collinare baschettistico, Filippo Frisenda. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Ci raggiungerà poi il tuo capitano, Filippo, Leonardo di Dio. Quest'anno in queste squadre vedo che ci sono dei capitani, li scegliete fra i più giovani, no? Perché anche in altre squadre i più giovani diventano subito capitani. No? Noi più che altro abbiamo provato a farlo scegliere a loro, poi magari qualche consiglio sul fatto che fosse stato giusto, fosse una persona di Messina, magari è stato dato, però spesso ecco, quando nasce un capitano ce lo spiegherà lui stesso, altrimenti ci bruciamo le domande con Leonardo Di Dio che sarà con noi subito dopo la nostra chiacchierata con Filippo Frisenda. Tanto soddisfatto di quanto sta avvenendo quest'anno nonostante tutto. Soddisfatto pure troppo. Dico, prima sì. Che partisse questo campionato, prima che si arrivasse alla definizione di girone, di formule, ce n'è voluto, no? Poi sì, anche ce l'abbiamo fatto. Sicuramente non ero tra i più contenti del riprendere, ripartire. Io sono sempre stato, essendo uno dei tre soci, dei tre proprietari di questa società. Sei anche proprietario, sì. Tu. Io però non sicuramente ero quello più contrario e continuo ad essere. E che avresti fatto? Non avrei partecipato. Io non avresti fermato i campionati. Sì, io, fino a? Io non avrei partecipato. Quest'anno non avevo. Fino alla definizione della pandemia. Sì, io non ero tra i più timorosi, forse. Lo stato familiare, avere un bambino piccolo, vedere il dramma che stavamo vivendo, forse era la paura, ecco. Però io ero tra quelli più, se dobbiamo partire da quello che sta accadendo adesso, è pure giusto dire quello che la paura che ci ha spinto, ecco, la paura è stata tanta. Quindi avete cominciato con questo stato d'animo? Sì, diciamo. Molto, sì. Ma il mio era, i miei soci, la dirigenza, per fare sì che io venissi ad allenare la squadra. E invece poi cosa è scattato? Allora, tra i dirigenti si sono inventati di... Dico, quando tu vivevi questo stato d'animo ancora la squadra non era stata composta, no? O era già... No, io essendo uno dei proprietari anche ho provato a dare la mia mano a prescindere da quello che è il mio stato d'animo, per cui nella costruzione di questa squadra. Quindi tu speravi che il campionato che non si partisse, però dicevi. Spingevo perché non partisse. Però dicevi, se si parte mi devo far trovare. Sì, sì, ragazzi, quindi, questo è il lavoro è questo. Quindi uno scontro di stati d'animo. Sì, diciamo. Sì, sì. Poi è arrivata. La comunicazione, si parte. E tu avevi la squadra già pronta? Allora, la squadra di ottobre sicuramente non era quella di febbraio, perché a ottobre eravamo una squadra e a febbraio, che praticamente si è deciso tutto tra... Ma anche quella di febbraio non era quella di maggio di oggi, mi pare. No, uguale. Ultimamente non l'avete rinforzata con un... Con un ragazzo, sì, mi è arrivato un rinforzo, ma quella è stata soltanto perché abbiamo temuto che uno dei nostri più forti giocatori non potesse più finire l'anno. E quindi un rinforzo è arrivato, non era quella di febbraio. Ma è figlio di un'altra paura, di un'altra... Sì? Sì, sì, figlio di un'altra paura che poi, con tutti gli scongiuri, ringraziando a dire, ragazzi, invece non è risultato infortunato in maniera grave ma lieve, per parliamo di Friedberg, sì. Uno dei punti di forza di questa società, forza. Sì. Una scommessa vinta svedese, mi sì, uno svedese. Un ragazzo intanto eccezionale. Quanti stranieri avete squadre? Noi due, perché Blair è Blair non è uno straniero.
ormai ti hai messo in esatto, è italiano, no? È nato, sì, è nato in Italia, lui è in italiano dappertutto, sì. Però è figlio d'arte anche lui, anche che, lui, sì. Che arte quella di Blair, arte, mamma mia. Però, e poi abbiamo questi due svedesi, Dosic, che è un altro quasi prodotto del vivaio italiano perché è formato italiano, parla italiano meglio di me, sì. È serbo ma è, si può dire, prodotto del vivaio italiano, sempre stato in Italia, ha sempre giocato in Italia. Gli altri tutti messinesi. Messinesi tranne Schiavoni, che è stato preso apposta. Sono figli della promozione dell'anno scorso? Tutti no, 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 no. Messinesi sono un Leonardo, che è figlio, che è prodotto del vivaio. Anche lui figlio d'arte. Sì, sì, sì. Poi abbiamo qualche altro messinese, Cordaro che era con noi in Serie D l'anno scorso, Currò che viene anche lui da prodotto da vivai del luogo, viene anche lui dal nostro territorio. E poi abbiamo Cortina e Brusca che vengono da Barcellona, stanno a Cefalù ma prodotti pure loro del vivaio di Barcellona. Molto abbiamo preso fuso sia da quello che potevamo prendere da Messina e poi potenziato con quello che potevamo prendere da fuori. Io costa sono... tanto un campionato di C1 Silver? Sì, sì. Ai suoi quest'anno è un pochettino dimezzato, però a costi che noi... che quando arrivano di un pochettino di destabilizzazione. Questo girone è composto, se non sbaglio, da due catanesi, una gelese, cioè il Gela, una milazzese e poi Messina e dintorni, sì. Diciamo, no? San Filippo, sì, d'Ermela, sì. Castanea, sì, sì, anche e se, altre squadre. Sì, sì, no, anche se noi, ripeto, come Messina, diciamo, io la squadra mia è creata e cresciuta per quello che io vivo nel mio paese. Deve essere... Quanto sei castanoto castanoto? No, io sono, purtroppo non sono castanoto di nascita, lo è mio figlio. Quindi che io il mio paese lo vivo con orgoglio, il mio paese io lo vivo come quel paesello che è la microbolla che poi potete chiedere a Leonardo. Sta società è un paesello a sé, chiuso, che vive nel suo... Ma già di suo, anche senza suo... basket è così castanero. È bello, no? Per questo, si originariamente conosco... viene visto... come un paesello messinese però staccato però è un'isola felice, dalle abitudini, dai vizi, dalle esigenze, sì, e questa società per me deve essere così, un'isola e felice. Voi come siete visti in questo, andrebbe chiesto agli altri, però dico, no, io faccio di tutto, già, no? Io faccio di lo saprei. Ah, come viene vissuta la realtà nel paese, sì, sì, la stanno cominciando a capire cos'è, perché non è facile capire cosa sia una squadra di serie C. Se tu magari parli con un addetto al lavoro ti dice una bella realtà, una serie C deve avere un indotto. Magari ancora nel paesello qualcuno dice non c'è nessun castanoto. Dico, ci voi sono società operate, che non operate c'è. Fra l'altro a Pallaritiro, sì. Sì, ma abbiamo anche un centro mini basket a Castanea che proviamo a crescerli, ragazzi, ma non è facile. Però dico, avere una struttura a Castanea sarebbe il massimo, no? O no? Sì, ma è molto difficile. Perché Castanea è una zona particolare dove costruire un impianto è un pochettino... ci abbiamo anche pensato, ma ha le sue difficoltà. Riuscire ad avere un impianto a Castanea ha le sue difficoltà. Ma dico, ritiro non è così tanto distante. Infatti molti cominciano adesso, purtroppo no, per adesso no perché non si può venire. Ma l'anno scorso in Serie D qualche mio paesano veniva pure con orgoglio a vedere la squadra giocare. Tu sei basket a tutto tempo? Hai... Zero, a me non dovete parlare di altro. Soprattutto di calcio. La pallacanestro e... No, parlavo di altre attività oltre il basket. No, 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 basket. Basket come basket. Basket come basket. È tutto per il basket. Solo per il basket. Spendi e guadagni per il basket. Guadagni col basket. Spendo soprattutto. Spendi soprattutto. Il guadagno, chi va a cercare il guadagno, penso nella pallacanestro. Ma hai giocato anche a basket? Sì? Purtroppo raccontami, sì. Raccontami di te. Ho giocato, ma non la mia... Il mio percorso si è fermato molto da giovane, perché quando riuscivo e dovevo fare il mio 2000 di oggi, quando ero ragazzino, avevo 19 anni, la pallacanestro era diversa. Là il giocatore più grande decresceva in maniera diversa. Giocava a Messina, sì? Sì, sì, sì. È arrivato il momento in cui io dovevo finalmente affacciarmi al gioco, quello serio, in categoria senior, è arrivato un infortunio importante. E mi sono dovuto fermare un paio d'anni, perdi il treno e poi finisce così. E da lì si comincia a studiare per coach? Da lì ho continuato a giochicchiare, perché questa più che una passione è una malattia. Però
andando con gli anni ti capisci che è arrivato il tuo momento e cerchi di prendere questa passione e concentrarla in altro. Io mi piaceva. E come hai fatto per diventare Ho allenatore? cominciato a fare il percorso da allenatore che dura anni, il primo livello, il secondo livello e a breve parteciperò pure al corso che ti dà uno step più importante, ti porta a delle conoscenze più importanti perché se la società ha intenzione di restare in questi campionati c'è Quindi bisogno delle potresti allenare conoscenze. fino a quale categoria? No, Noi vorremmo arrivare tu Filippo Fisenda da Castanea, sicuramente, sicuramente. potresti allenare fino a quale categoria? Io voglio allenare la mia società, basta, la mia ambizione è questa. Sì, Come ma sì, allenatore, ecco, sicuramente come continuare la conoscenza, un allenatore deve essere conoscente e competente, per cui se ci allenatore. sono Ecco, percorsi da allora seguire. arrivasse una richiesta, dico, fino a quale categoria col tuo patentino potresti allenare? B, Adesso, B, A, no, eh. adesso fino alla Serie C dove sono, come Sì. capo allenatore, nella categoria superiore come assistente. Assistant Con coach. il corso che ho adesso, col livello superiore si allargano, si aprono giustamente palcoscenici diversi, ma E non ti fermi qui, vuoi operare al pala ritiro, mi sì. pare, no? È come Castanea, è come quell'altra attività che a te sta, posso dirlo, più a cuore anche Sì, rispetto della alla Serie Serie C, C. sì, se il basket, se Il parliamo basket. del basket Il del basket, spieghiamolo in pochissime battute. Allora Cos'è il basket? Anche perché è io uno sport, lo possiamo chiamare nobile. sì. No, Sì, fra il gli sport più nobili che più esistono. nobile per quello che mi Per le riguarda. finalità, per le Per quello che finalità. mi riguarda, ma allora io se, intanto una battuta la spendo prima di spiegare cos'è il basket. Io spiego cos'è per me. Allora, per me il basket è stato il cambiamento della vita sportiva, perché a me ha cambiato la vita sportiva, ed è stato il cambiamento della visione della vita sociale. Nella vita sportiva io Quindi un doppio ho visto. contributo, Sì, diciamo, assoluto, in tutte le direzioni, perché sportivamente per me il basket mi insegna ad avere rispetto, che poi è una cosa che dove si dice lo sport, il rispetto, poi bisogna vedere chi realmente ne ha. Stiamo parlando di minors. Io farei fare basket a tutti, perché come quello che ha dato a me darebbe agli altri. Perché il basket devi cambiare, se vuoi vorrebbe fare, uno stadio, eh. devi avere l'anima. Ci vorrebbe uno stadio per farlo fare a tutti lo stadio. Io però lo consiglierei perché Anche perché se diciamo che il Baskin ha come primo suo obiettivo di natura sociale, morale, partecipativa, l'inclusiva. sì, è proprio è la bandiera dell'inclusione, perché il basket include nello stesso momento disabile, normodotato, uomo, donna, ragazzo, giocatore senior, tutto nello stesso momento di gioco. Per cui noi riusciamo ad avere a coprire quasi tutti i gradi di disabilità, dalla carrozzina al tetraplegico, posizionandolo in alcune zone del campo, che ha un ruolo attivo. Ha un ruolo, cioè noi abbiamo vinto le finali regionali il primo anno con un tiro allo scadere di un ragazzo disabile. Cioè è uno sport dove finalmente tu non giochi col ragazzo disabile, gli dai la palla e gli dici tira, gli dai la palla e gli dici tira. No, tu giochi insieme al ragazzo disabile, gli dai la palla perché lui può tirare e tutte e due riuscite a vincere la partita. Cioè giocate insieme Chiaro. realmente, non perché io ti alleno a tirare, ma tu, uno dei miracoli che io ho visto è il padre che finalmente realmente gioca col figlio, il fratello che passa la palla alla sorella. Perché con il suo tiro si può vincere la partita. Cioè, è veramente il Ah, una basket presenza nella. obbligatoria, mi dicevi, anche quella di Di una donna in campo. di una Sì, donna in non campo. ha anche abbattuto questa famosa guerra tra classi, che obbligatoriamente si Si gioca deve con quattro canestri, avere. Sì, fra l'altro i due due soliti, quelli verticali, due analisi in campo. tradizionali, sul fondo e due a E i centrocampo. laterali a cosa Quelle servono? sono le aree protette dove si vanno a insediare i giocatori di alcune categorie, che sono le categorie più sensibili, quelli in carrozzina o quelli con la disabilità motoria, che magari non gli permette di poter giocare liberamente nel campo, vanno in quell'area protetta e Difficile spiegarlo a loro.
Allora, Loro dico agli ci vuole del atleti. tempo e torniamo all'animo, ci vuole del E non tempo. parlo solo dei disabili, parlo anche dei Allora, io normodotati. se devo parlare di difficoltà, vi assicuro che è più facile stare in panchina con la Serie C che stare in panchina col Baskin, E perché lo capisco. il Baskin si ispira al basket, ma tramite l'aggiunta di 10 regole. Per riuscire a 10 in più permettere rispetto al il basket basket normale. normale, per riuscire a permettere appunto tutta questa sinergia, vi assicuro che anche fare un cambio nel Baskin, il cambio che tu vai a fare deve riuscire a quadrare con tutti gli altri ruoli che hai in campo, se no viene l'arbitro e ti fischia Ecco, tecnico. l'arbitro in questo tipo di. Non vorrei mai fare l'arbitro di basket, perché fare L'arbitro deve l'allenatore. essere diverso dall'arbitro di basket. No, deve conoscere, è lo stesso arbitro, infatti spesso si lavora anche in collaborazione con gli altri enti, la FIP, la WISP, che abbia degli arbitri di basket, però devono fare dei corsi per E appunto non abbiamo detto che acquisire. tu sei delegato regionale, mi pare, della Sì, io sono stato, è una federazione? e allora da quest'anno è nato l'EISI, che è l'ente italiano sport inclusivi, che include anche il calcio barile inclusivo e la danza inclusiva. E c'è il Baskin che è portabandiera di questo ente. È nato proprio Dico, niente a quest'anno. che vedere con le federazioni paralimpiche, con queste Allora, lei si è ufficialmente iscritto al CIP, è uno degli enti di promozione sportiva del CIP. E no, noi come Messina, in questi anni abbiamo fatto così bene, in questi 3 anni, ma bene veramente da portare quasi Messina a diventare capitale di questo sport. Abbiamo fatto per 2 anni le finali regionali, Sì. per un soffio non ci siamo andati a quelle nazionali. Cioè dico, la nostra forza propulsiva, il fatto che noi ci siamo così innamorati, ma è reale, si vive. Quest'amore ha permesso che le altre società, le altre 7 realtà che fanno basket in Sicilia votassero me come delegato all'unanimità, e poi questa cosa è andata avanti. Ma dico, è una cosa di qualche settimana fa. In Infatti, quali altre città si allora, il basket in Sicilia è stato per 10 anni promosso e spinto da Noto e Avola, che sono il Dove nasce? Di fondamento. fatto dove nasce storicamente? A A Cremona, Cremona, a Cremona, a sì. Cremona, a Cremona. Dalla sinergia di un ingegnere e un professore di educazione fisica, sono seduto a tavolino, vedendo quale degli sport poteva creare sto miracolo, e hanno individuato il basket in questa cosa. Noi poi, come realtà, abbiamo fatto la qualsiasi giri, siamo andati a conoscere il creatore di questo sport. In 3 anni siamo riusciti a fare qualsiasi cosa. Come società, queste famiglie. E questi ragazzi, l'importante è dargli un riflettore, cioè non lasciarli nell'ombra. Dico, non ti crea confusione il modo di gestire le due realtà, vero? No, io sono più Da contento di gestire il coach. basket. Io il basket, se in questo momento ci fosse stato il basket, le altre società di Serie C si sarebbero dovute spaventare, perché io sarei stato molto più sereno. E invece adesso non lo sono, perché tanti motivi, ma il basket ti tranquillizza. E la vittoria è più importante nel basket per te o La o con questi vittoria ragazzi? nel basket, no, vittoria nella vita. Io se vi posso. Perché vi dico cambia Cioè, la vita? quindi nel basket, la Allora, risposta è nel basket. Non sì, tutte le risposte sono nel basket. mi Perché, rimproverare, allora, un aneddoto: questi ragazzi hanno fatto la finale regionale e l'hanno persa. E io, da allenatore, ero non arrabbiato di più. I ragazzi piangevano e io pensavo, vabbè, giustamente stanno piangendo. Mi si è avvicinato un ragazzo che piangeva non perché ha perso la finale, ma perché è arrivato secondo ed era contento che era arrivato secondo. E io là ho detto, va bene, a posto. Abbiamo trovato quello che vuol dire il significato dello sport. Noi non abbiamo idea. Quindi mi hai detto che questo basket ti regala due momenti emozionali importanti. Quali sono? Sono quello che ti insegna lo sport, cosa è A te dico, a te il Filippo, rispetto. Cosa Filippo significa Presidente. sacrificio? Rispetto. È sacrificio. Perché uno di questi, se io prendo un ragazzo di Serie C e gli dico tira 50 tiri liberi, i primi 10 li tira, gli altri 40 se ne va in giro. Se voi vedete i miei ragazzini che vanno al centro del canestro centrale, se io prendo uno dei miei ragazzi tetraplegico e gli dico tira, lui ne tira 100 e continuerà a tirarli. E dico, un ragazzo che abbia queste disabilità, quanto pesa quella palla? Ma lui continuerà a farlo, perciò sacrificio, impegno. Cioè, no, loro hanno bisogno soltanto di che gli venga dato un obiettivo, e con questo sport loro hanno finalmente scoperto
il loro posto nel campo, loro hanno individuato che sono importanti in quel posto. Il campo gli dà questa importanza. Rispetto a loro, qual è il primo valore che cerchi di immettere dentro questo? Nel basking. Il fatto a loro va donato. Cioè come li gestisci, va, per capirci, rispetto a loro? È la gestione, dico, sono sempre ragazzi di una certa sensibilità, non Vabbè, puoi. Ci sono anche quelli normali, però no. E là nasce il coach. Invece dall'altra palla, io sono abbastanza terribile, ecco, anche con loro. Volevo dire, mentre lì basta, anzi, basta qualche volta, basta il coach. Dall'altra parte ci vuole un alto valore umano. Allora, noi come equipa abbiamo lo psicoterapeuta, medico, ma lasciamo stare. Però fare il coach di una squadra di basket significa che devi avere un'umanità tale da riuscire a capire fin quando ti puoi spingere, con il rimprovero, fin quando ci vuole la carezza, i ragazzi vanno gestiti in maniera diversa. E tu senti di avercela questa? Sì, io se la Serie C il prossimo anno non ha sponsor, finisce. Dico, è difficile, dici. Però, dai, ma il basket deve tornare al campo. Il basket è. Ma purtroppo questa Serie C non ha potuto avere l'onore di vederli, perché io li mettevo vicini. Finiva il basket, iniziava la C ed era fatta apposta. E i ragazzi del basket, appena arrivava la C, impazzivano perché arrivavano i loro eroi. I ragazzi della C, quando andava a fare il basket, venivano prima perché entravano in campo con il basket. Cioè, questa dell'inclusione non è soltanto inclusione su inclusione, ma nasce da solo. L'importante è l'animo, ci vuole l'animo e la voglia di farlo. Bello, e se bello. Questo si trova, finalmente accendiamo un riflettore su delle persone che sono veramente una risorsa e sono veramente persone che a noi possono insegnare tanto e ci possono insegnare il vero valore della vita. Cioè, noi certe volte ci fossilizziamo su problemi insignificanti e loro secondo me sono un valore aggiunto. Il problema probabilmente in questi sport è quello di immettere nell'animo della gente che segue questi sport gli stessi valori che tu stai proponendo. Però la gente comune all'inizio registra all'inizio bisogna soltanto avere un po' di fatti parla. di questo allora, sport di questo di noi di pacche sulle spalle ne abbiamo ricevute a non finire mai. Cioè, noi bravo, siete, complimenti, e poi ma fatelo anche voi, venite al campo. Noi spesso e volentieri portiamo in giro il basket a fare delle esibizioni per farlo conoscere. Io poi mi fermo e indico due persone tra gli spalti, li faccio entrare a giocare. Quella è inclusione. Inizi spaventato, non sai che stai facendo, poi iniziano i sorrisi, inizia a passare la palla, inizia il gioco da solo, inizia la magia. E l'unica cosa che L'arma per promuovere uno sport di questo tipo, secondo te qual è o quale dovrebbe essere? Dovrebbero essere tanti castanei a basket. Dovrebbero esserci altre persone con lo stesso animo che riuscissero finalmente a capire che gli obiettivi non sono soltanto quelli di formare un giocatore, portare un giocatore in NBA. Tanti castanei a basket. Tanti castanei a basket. Tante società con lo stesso animo. Noi il nostro lo stiamo facendo, io ho 30 ragazzini e purtroppo spesso dico no, e forse molto probabilmente alla prossima apertura nascerà la seconda società che farà basket, sempre nostra. Stiamo progettando questo. Bisogna che le altre società riescano a individuare qualcuno che abbia l'animo, perché ripeto, la prima cosa è quella, ci vuole all'inizio un po' di coraggio. Se Castanea diventasse un comune, così come si era proposto qualche volta, tu diventeresti il sindaco, no? No, assolutissimamente. Leonardo, vero? Sì, diventeresti il sindaco. No, senza lasciare il basket, né no, il basket. No, assolutissimo. Io ho i miei pensieri, mi manca solo il sì. No, però se Castanea diventasse comune si potrebbe provare a far capire pure al mio paesello che lo sport va valorizzato e quello che abbiamo va seguito. Dai, usciamo dal terreno normale. Perché è bello Castanea? Castanea è bello perché è una piccola isola felice, si conoscono tutti. Se a Castanea lascio la macchina in doppia fila, non passa l'autobus, mi vengono a suonare sotto casa. Castanea è una piccola isola felice ed è, io ripeto, sarà perché sono nato in un paese un pochettino tumultuoso, però tu che arrivi a Castanea, a Santa Lucia sopra Contessa, nato là e vissuto per 20 anni, arrivato a Castanea, una persona che magari vuole la sua tranquillità, io finisco di allenare e salgo a casa, sono a casa, chiudo la macchina, posso sedere pure per strada e aspetto. Puoi anche non chiuderla. Sì, no, a Castanea puoi lasciare. Però dico, Castanea è da andare a visitare, perché dico, se tu hai un problema, chiunque fermi per strada te lo risolve.
che è una microisola felice, una delle poche isole è felici tipico che abbiamo dei paesi visto. in ogni caso questo, però Castanea si distingue in questo caso. Ancora sì, e mi auguro che continui a farlo. E poi altre bellezze, no? Naturali, sì, no, di suo, no? Io là non entro nel merito, non è competenza mia, mi fermo alle altre mie. Altre bellezze di suo. Però tante, tante. Torniamo alla C o ti faccio cosa poco gradita? Torniamo a loro alla C? Possiamo tornare? Non dobbiamo. O facciamo uno sgarbo al Baskin? No. Il Baskin spero che torni presto a fondersi con la Serie C. Fondersi che vuol dire? Che io spesso ne prendevo un paio di loro e li facevo giocare con il Baskin, ma quest'anno, per quest'animo di società e questi ragazzi che ho quest'anno, per tutti i ragazzi che ho quest'anno, tutti, nessuno escluso, secondo me sarebbero stati loro i primi a volere giocare con i ragazzi del Baskin. Tu vedi che stiamo parlando poco di sport e di Baskin e di basket finora, perché a noi interessa il personaggio, la trasmissione nasce per questo. Che ti dà tutto questo che fai? A parte o te l'ho già chiesto, mi succede. A parte l'impegno, l'impegno è tanto, è pesante, lasciando stare il momento che stiamo vivendo. Però se una persona crea una realtà sportiva, qualunque essa sia, lasciando stare che io sono per la pallacanestro, se non la crea con una missione, e là il basket è un ramo importante di questa missione, cioè se tu non crei qualcosa per lasciare qualcosa o per aiutare qualcosa, un bambino a crescere, cioè se tu non fai qualcosa con un obiettivo che sia più importante di quello di stare in C. Stare in C è un fine che ti dà magari il mezzo per arrivare a più persone, ma alla fine secondo me si deve fare sport per il rispetto, si deve fare sport per fare basket, si deve fare sport per aiutare un bambino a crescere, per dargli magari dei valori che lo sport deve avere. Impari anche da questo, sì, no? Sì. Se non siamo degli educatori in aiuto anche al maestro di scuola, cioè lo sport è molto educativo, ma deve essere educativo, per cui se vissuto come una missione ti dà un gran motivo d'orgoglio. E invece l'altro, no? Sì, cosa? Anche l'altro, dico, anche, no, la, serie anche, C, anche la Serie C, perché la Serie qua C... Qua abbiamo un rappresentante, se non allora, lo dovevi portare... Ci sarà da fargli tutte le domande del mondo. Allora. Poco, insomma. Sì, no, ma a lui potete chiedere serenamente come... Vi dirà che qua sono obbligati a... Gli viene chiesto che devono fare le cose con etica, con educazione, cioè in maniera maniacale. E questa settimana c'è stato pure un episodio, quest'anno c'è stato un episodio abbastanza spiacevole in campo. Hanno vissuto una settimana brutta perché loro sanno che io non voglio che accadano cose del genere. Cioè loro, io poi la invito a fare qualche domanda, dico se è reale questa cosa. Noi cerchiamo in maniera maniacale il fatto di essere sportivi, datevi il 5, questo è il, secondo me lo sport è questo. È e veramente... Il basket a Messina come è strutturato di questi tempi? Pandemia o non pandemia? Nel basket a Messina era già pandemico da prima. Lo dà un po' la visione un po' del basket a Messina, lo dà il fatto di avere 3-4 serie C a Messina. In questo momento è un po' frammentato. Io tolgo la mia di società dalle tre che è, perché la mia è una società che ha avuto il suo percorso. Cioè, i migliori di ogni squadra messinese avrebbero potuto fare le categorie, secondo te? La B tranquillamente? Si potrebbe unire le forze. Dico i migliori, parliamo di una cosa. È una cosa ambiziosa, però sicuramente da quattro realtà di Serie C potrebbe dare. E come il vostro? Come il vostro rapporto? Non nascerà mai. Il rapporto fra voi quattro? Non nascerà mai. Mai? Ma zero, assolutamente. E al momento dico il rapporto come? Non nascerà mai? No, mai. No, il rapporto non è sereno, sì, assolutamente. Sereno, sportivo? Però, assolutamente sì. No, per quanto riguarda noi, non di collaborazione, perché noi difficilmente andiamo a collaborare con qualcuno, a meno che non si tracci un percorso da seguire. Strutture? Strutture sono un nervo scoperto, perché noi quest'anno ci siamo imbarcati nella gestione, nella custodia di ritiro. E non penso che abbiamo scelto l'anno giusto, perché a ottobre magari sì, vogliamo gestire questo impianto perché vogliamo dargli un ristoro, vogliamo finalmente vedere se si riesce a gestire in maniera limpida. Quindi ci avete dovuto investire qualcosa? Sì, no, noi abbiamo investito anche tanto, ci hanno chiuso, cioè l'investimento è rimasto là. Fermo.
A febbraio pensavo non si riparte, magari l'investimento e si riparte, perciò le spese che tu hai fatto non te le sei più ritrovate, però siamo arrivati a maggio, ci stiamo riuscendo, la gestione è molto cristallina e sotto gli occhi di tutti, ringraziando a Dio l'impianto, per essere un impianto, un ecomostro, io lo chiamo, Sì. però dico, è abbastanza, abbiamo provato a tenerlo per bene, abbiamo tenuto il Covid abbastanza fuori dall'impianto, ringraziando a Dio perché dico, non è soltanto un Ecco, voi da ecomostro. questo punto di vista come siete messi con la prevenzione Con i per protocolli lo stavo anticipando all'inizio, noi l'unico modo che hanno avuto i miei soci per convincermi a fare questo campionato è stato quello che il medico sociale ha consigliato a tutta la società o a tutto lo staff o a chiunque avrebbe messo il piede in campo di fare un tampone ogni 3 giorni. La federazione ci impone uno nelle 48 ore prima della gara, mentre noi ogni E 3 giorni tutti andiamo a dovete Lusca. esibire i Sì, risultati prima della partita prima si della deve. partita. Si deve fare, ci sono dei protocolli molto abbastanza stringenti da seguire e tranne qualche caso dalla Serie C, veramente è stato quasi un Ma miracolo. vi siete organizzati bene? Ma i Sì. protocolli hanno tenuto, ecco, diciamo così, i protocolli e la sorte c'è stata Qualche abbastanza caso forte. praticamente. E se devo essere onesto, su Gela c'è stato un caso ma molto gestito bene. E penso che per quanto riguarda la Serie C sia stato solo questo, però Gela l'ha superato, l'ha metabolizzato, superato e ha continuato e E sta quindi sempre continuando. restando con l'occhio, appunto, con l'obiettivo sulla Serie C, dove volete andare, direbbe Siamo arrivati qualcuno. dove dovevamo arrivare, Sì? Siete sì. secondi in classifica, fra l'altro. Anzi, è già pure un grande successo. Troppo. Sì, noi siamo una matricola, vorrei ricordare, noi siamo sempre una matricola, che quest'anno. E l'arma vincente qual è stata di questo Allora, exploit di una secondo matricola? me indiscutibilmente il gruppo che questa squadra è riuscita a fare perché è arrivato il ragazzo nuovo, per esempio. Devo lasciare 2 ragazzi in tribuna. Chi è che viene scelto per stare in tribuna sta serenamente, chi va a giocare vuole vincere la partita. Secondo me va anche frutto della posizione e il gruppo. Questo è un gruppo che ha voglia di vincere, ce l'ha sia di squadra e quando mette in campo la voglia di vincere di squadra e corale escono cose veramente belle. Sia individualmente, quando si interrompe il gioco di squadra, escono le individualità e magari gli arrivano 3 tiri da 3 consecutivi dallo stesso giocatore, partita finita. Succedono, questo è un gruppo che ha queste cose, ha questa doppia potenzialità, Qui sia Filippo non ci mettiamo a spiegare il dei meccanismo, playoff? No, niente, non ci abbiamo mettiamo a provato spiegare, prima. abbiamo provato prima, non ci mettiamo a Diciamo. spiegare il meccanismo che potrebbe consentire al Castanea di essere promosso in una Bel cioè, potrebbe così. Potrebbe potrebbe così, dico potrebbe, sai, capitare. ma non si gioca mai per niente, ai sogni non puoi mettere freno, in ogni caso, se sei secondo, sognavi di essere. Pensavi di No, essere secondo a questo punto? assolutamente no. E adesso sei secondo in classifica. Io ho paura dei Te sogni lo dei dico miei. io, Io l'ho letto, eh? Sei secondo in risulta classifica. così. Risulta. Io ho paura dei sogni dei ragazzi che giocano in questa squadra. Come Quella fai? mi fa più paura. Io magari dico non siamo pronti alla Serie B. Ma secondo me tra di loro comincia a girare il fatto Anche di. perché poi tu, essendo uno dei soci, No, io sarei proprio io là, veramente, lì. comincerei a non dormire più la notte. Là, O alzi le mani o le là abbassi. mia moglie mi fa dormire al palazzetto, però dico. Quindi un meccanismo contorto, Sì, i complesso. playoff sì, con l'unica pecca Vediamo se che. qualcuno da casa lo capisce. Glielo spieghiamo Sì, così. no, da casa siccome ci sono tanti addetti ai lavori che Ecco, sono anche ferrati. quelli che stanno vedendo voi stasera. Però uscirà soltanto una vincitrice da questo campionato. Allora, se devo essere onesto, è un peccato, ci sono realtà veramente importanti, strutturate, squadre competitive. È un campionato senza retrocessione, ma che Io ho visto ha creato. varie partite su quello sfogatoio, come si chiama? Facebook, su Facebook. E mi è sembrato No, un buon è basket, un livello no? dove non questa Dove ci sono settimana. delle individualità, fra Importanti, l'altro, sì. di Però se noi così. pensiamo che per esempio questa settimana una squadra di bassa classifica è riuscita a vincere una di alta, questa è la conferma che non c'è.
una squadra che da sottovalutare non c'è. Per cui è un peccato purtroppo che ne vada soltanto una, ma alla fine i playoff sono quelli, il campionato. Basta classifica, il Gravina quest'anno. No, l'Orlandina è riuscito a vincere le Basket School, tra le polemiche di qualche fischio particolare, però la Basket School è quella di Beppe Sidoti, sì. Ma è la squadra pure quella, che incontreremo sabato. Bene, diciamo il meccanismo, voi siete secondi, o potreste diventare primi, anche se la prima... No, la prima è una squadra abbastanza... Fra l'altro è la squadra di un altro paesello che a me sta a cuore, è importante, quindi... difficilmente se mi chiedi quale scelgo, non lo so, te lo dico fuori trasmissione. Ma in ogni caso siete due squadre molto molto simpatiche, tutte e due. Parlavo del... la prima è la nuova pallacanestro Messina, Cocuzza di San Filippo del Mela. Ti sei scordato i due passaggi, meno male. Più importanti. Bene, io ti ringrazio, sei una persona splendida. Grazie, speriamo di vederci presto, speriamo intanto che vada avanti il Baskin. O la Basket Castanea, il Baskin. Speriamo che torni presto in campo, veramente. Sti ragazzini, io ho voglia di vederli e loro hanno voglia di tornare in campo. Spero che questo dramma finisca presto. Tu ambizioni, aspirazioni a livello sportivo non ce n'hai? A livello di... Io se devo... Allora, non si è mai soddisfatti nello sport, però quest'anno è un anno drammatico, però vi posso assicurare che è pieno di soddisfazioni. Manca solo la ciliegina sulla torta, che è quella a rischio di essere di ripetitivo, di portare questi ragazzi, quelli più importanti, al campo. Ma tu lasceresti il Castanea a che prezzo? Per nessuno, quale? Nessuno, eh? Nessuno. Quindi sei destinato ad allenare sempre o Castanea Basket 2010 o niente. Per te il basket comincia e finisce a Castanea? Perché io lo questa vedo, è una perché io dichiarazione lo, importante. No, io lo vedo per chi mi conosce lo sa, io lo vedo in una maniera particolare, e adesso ti invito a chiederla a Leo. Io lo vedo in una maniera particolare. Non penso sia applicabile a tante altre realtà, ma non perché non lo siano le realtà, ma perché io sono particolare nella mia visione della pallacanestro. Ripeto, a Leo potete chiederlo serenamente. Io, al di fuori di quello che è l'allenamento e il campo, lo vedo in un modo. Con serietà, impegno, tutta la mia passione. Fuori dal campo io impongo ai miei ragazzi di divertirsi, di ridere, scherzare. La vita è quello che è, già è brutta e è breve, godiamocela. Il collante è il basket e avviene nel campo. E là chiedo il massimo a tutti, ma al di fuori del campo... Ecco, campo e fuori campo sei una persona diversa o cerchi di mantenerti sempre Filippo? Io cerco di restare sempre Filippo. Però ovviamente se arrivi in Serie C e vuoi stare in Serie C devi comportarti da Serie C, cioè devi essere competente, ti confronti con un tuo collega nell'altra panchina che ti chiede di essere competente, se no ti vince. Per cui in campo io chiedo a loro rispetto, etica, sportività, professionismo, allenatevi, impegno. Fuori dal campo, appena proprio finisce la partita, andiamoci a divertire, ridiamo, scherziamo. Deve nascere la voglia di stare bene insieme. Tu al campo devi venire, sì, perché sei in C, ma anche perché vado dai miei compagni, vado a divertirmi. Appena finisce io scherzo, gioco. È una filosofia particolare, un po' particolare la mia, per questo dico ma è una applicabile alla mia società. È una filosofia di vita in ogni caso, no? Sì, assolutamente sì. Quindi tu ti senti bene in questo senso, ti senti realizzato. Sì, assolutamente. Arrivasse, che ne so, non dico l'Olimpia Milano, ma un po' niente. No, io sicuro? Sono abbastanza soddisfatto di quello che è la mia società. Questa registrazione dura, nel tempo. Sono abbastanza soddisfatto. Ma è una minaccia, una promessa, cos'è? Una certezza. Addirittura. Sì. Sei una bella persona, grazie. grazie a voi. Ed eccoci qui col capitanino Leonardo di Dio. Intanto ciao, figlio d'arte. Papà è contento che fai basket? Sì, sicuramente sì. Papà ha giocato quanti anni e dove? Ha giocato abbastanza, fino a 40 anni ancora lui era in attività, a Messina, a Giarre qualche anno, diciamo sempre nell'ambiente messinese però. E tu 20 anni capitano, un peso... È un onore per me, posso dirlo, non me l'aspettavo, deve essere obiettivo.
Poi Filippo è venuto da me inizio anno in privato e mi ha detto che c'era questa idea, perché ero un messinese, perché avevo già giocato al Castanea e come simbolo avevano questa intenzione. Io ho accettato, ho I compagni hanno ringraziato. storto il muso, no? I più No, grandi, no, non lo so. no, 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 molti sono già amici miei anche fuori dal campo, altri sono venuti quest'anno, ma E qual è il modo questo. migliore per fare il capitano a 20 anni? È un po' difficile obiettivamente, anche perché giocano con me ragazzi che sono anche più grandi, magari che hanno più esperienza e più maturità. Però penso che fino ad ora cerco di, diciamo, di tenere il gruppo saldo. Il gruppo è particolare, è una squadra davvero coesa, sia dentro che fuori dal campo, non ci sono mai atteggiamenti di conflitto, clima ostile, mai. È sempre un clima tranquillo, amichevole, ci si diverte in campo, fuori, ci organizziamo, E tu usciamo. quale arma usi come, Beh, sicuramente metterla come la sempre. più importante per farti Sicuramente. rispettare da capitano? Perché un capitano va Eh sì, rispettato prima dai compagni e ovviamente. poi Sì, da tutti gli altri. sicuramente la serietà in campo. Quella è una cosa su cui io, diciamo, ho le fondamenta, nel senso che quando entri in campo va diviso quello che c'è fuori, perché comunque come squadra avevamo, come già aveva detto Filippo prima, degli obiettivi che non erano quelli che abbiamo più o meno raggiunto già adesso. Però adesso che ci siamo dentro non ci tiriamo Quindi fuori. prima ad entrare, ultimo ad uscire anche durante gli Esatto, allenamenti, sempre. Questo sempre. Questo sempre sempre lo possono testimoniare il coach, i ragazzi. Infatti Filippo dice che casa mia è il campo. Però dico, io sono sempre lì disposto ad allenarmi e a migliorare partita dopo partita, prestazioni buone, prestazioni meno buone, ma insieme di squadra dobbiamo riuscire a continuare quello che siamo. Dai, con Filippo ho parlato tanto, no? Di Filippo, mi parli di poco. Chi è Filippo per voi del Castanè? Allora, Filippo è una persona davvero particolare, ma Filippo insieme a tutto l'ambiente del Castanea, perché come lo diceva prima lui, il Castanea è diverso dagli altri ambienti. Io non ho vissuto tanti ambienti avendo 20 anni, però sono stato a Ragusa, 2 anni fa ero all'Amatori in Serie C. Allora, il Castanea è un ambiente particolare perché fuori dal campo, quindi dove oltre alla serietà che vi sta in campo, fuori Certo. è un ambiente in cui ci si aiuta sempre, si aiuta sempre il prossimo, si sorride sempre. È proprio un ambiente in cui tu ti trovi bene. Proprio ti trovi bene, io ho diversi amici che adesso giocano magari con me e anche noi notiamo questa cosa e ci ho parlato con diversi miei compagni che all'interno di questa società determinate cose magari in campo possono pure non andare o magari ci possono essere dei disguidi, però vengono subito risolti. C'è proprio un ambiente che ti coinvolge e che ti fa stare proprio bene, bene. Ecco, dici tu fuori dal campo, ma il fuoricampo dove lo svolgete voi solitamente? Beh, fuori campo per ora diciamo non possiamo fare molto, tutte le restrizioni che Ah, abbiamo, beh, qualche. in quelle ore che ci hanno concesso, dico, Esatto, va. qualche, diciamo, ci facciamo ogni tanto qualche passeggiata insieme. Andiamo a mare, andiamo a Torrefaro, ci andiamo questa domenica siamo andati. Vorremmo andare, ma Esatto, dice, vorremmo. ancora Questa domenica siamo andati con usiamo. alcuni dei ragazzi a prenderci un gelato. Quello che possiamo fare lo facciamo, ovviamente evitando assembramenti, evitando di tornare oltre il coprifuoco se non c'è allenamento, però. Il fuoricampo è una delle cose più importanti perché teleporti poi all'interno del campo. Se Come l'avete accettata, sopportata, affrontata questa situazione. strana epoca in cui la natura vi ha fatto Sì, trovare a è questa età? abbastanza pesantuccia, è stata pesantuccia. Noi in primis io non pensavo si ripartisse, non pensavo soprattutto. A ottobre si era provato, ma poi di nuovo i contagi su e sinceramente un po' ho perso le speranze. Però effettivamente sono contento oggi delle scelte che sono state prese, di Anche perché vi riniziare. aiuta, dai, in qualche Sì, maniera, no? perché aiuta tutti i ragazzi È un in modo per generale evadere per anche sfogarsi, un giorno psicologicamente. per fare attività fisica, visto che non si può andare la sera a fare ciò che si faceva sempre. Assembramenti, discoteche chiuse, ristoranti chiusi, quindi comunque è uno sfogo, anche per chi magari non è proprio un professionista, chi non vuole fare il professionista, è proprio uno sfogo andare a fare dell'attività sportiva. Ti ritrovi con degli amici, scherzi, giochi, ti alleni, resti in attività, quindi era fondamentale ripartire. Vabbè, anche uno sfogo, però Certo. restare dentro la società in maniera attiva, poter svolgere Assolutamente.
tutto quello che non è sport e che non è agonismo ti dà la carica per il giorno dopo, in questo senso. Sì. Non credo che basti una partita di basket per far passare in secondo piano quello che sta accadendo, uno se le porta dentro in questo senso. Ma Assolutamente. abitate tutti a Messina e fate Sì, il sì, sì. Randirivieni da Castanese, Siamo, no, vabbè, io ovviamente sto a casa mia, poi ci sono un sì. paio di ragazzi che vengono da fuori. Ma a Castanese non ci abita nessuno? Sì, Qualcuno, Filippo, ci ci abita? abita Filippo, il coach. Vabbè, a parte il Gli altri ragazzi no, coach, stanno il vicino futuro al campo, sindaco di stanno qua Castanese, sì. vicino, tutti nelle vicinanze del Anche gli campo. stranieri a Sì, Messina, sì. qua vicino al campo, proprio in via Con gli Valerio. stranieri il rapporto No, no, subito. tutto tranquillo. Questa è una, secondo me, delle cose fondamentali in questa categoria, in cui secondo me il Castanea si è dimostrato sempre competente, perché comunque effettivamente non abbiamo, è realistica la cosa, non abbiamo grandi fondamenta di giovani messinesi. Quindi è normale che per creare una squadra competitiva devi integrare con qualcuno di fuori. È una cosa che ormai fanno tutti ed è la cosa più importante. E la scelta di questi soggetti, di queste persone, è fondamentale. E quest'anno noi abbiamo due svedesi, abbiamo un serbo, i due Lucas, Dosic, ora Joseph, Giancarlo che viene da fuori e gli altri, diciamo, quasi Ma locali l'incastro a livello di etnie, che... diciamo, Sì, è avviene particolare. facilmente No, non o avviene c'è stato facilmente. un Non avviene passaggio? facilmente perché comunque ognuno deve integrarsi con l'altro. Chi è più predisposto? Forse noi siculi, no? Noi Noi sì, siamo, eh? noi sì, Noi probabilmente siamo. sì. Loro hanno un'altra cultura, hanno un altro modo, diciamo, di vedere le cose, di vedere anche l'attività, proprio come basket. Però sinceramente, proprio come dicevo prima, con questi ragazzi non ci sono stati problemi, forse all'inizio, ma non problemi, diciamo, è stato un più un capirsi, iniziare a capirsi, perché comunque sapevamo che dovevamo svolgere un campionato insieme, quindi è importante all'inizio impostarsi come squadra, perché se non riesci a organizzarti dall'inizio, poi in corso e soprattutto alla fine ti viene Tu complicato. oltre il basket vai a scuola, all'università, Io sono studente universitario di economia. e Economia. commercio, Economia e mettiamoci, commercio, sì, mettiamo. management di impresa, dobbiamo essere più precisi. Bene. Sì, no, tutto bene, tutto bene. Sì, no, conciliare le Dove togli di più? Dall'università o cose. dal basket? No, Ce la fai, dai, cerco ci. di farcela, sì, perché comunque mi alleno quasi tutte le mattine e quasi tutti i pomeriggi ci alleniamo. Però il tempo per studiare c'è. Non, è inutile pure a volte cercare alibi. Le Le lezioni forse, lezioni, ne esatto. Io risentiamo. non sono uno che frequenta molto le lezioni per via degli allenamenti, Ma non te ne però sei fatta una malattia, no? ho avuto esame Dico, ieri. non te ne fai una malattia, no? In questo Assolutamente no. Ho avuto senso. esame ieri mattina e partita ieri pomeriggio, un Bene, esempio. sì. Ma non, effettivamente a volte si cercano degli alibi, delle scuse, secondo me, a parer mio, perché per come la vivo io l'università, per me c'è il tempo per fare tutto. Se veramente vuoi fare l'università, c'è il tempo per studiare, se vuoi fare attività sportiva a livello agonistico, c'è il tempo. Il problema è trovare la voglia. Ecco, il mister dice, ha una certezza, che per lui esiste Castanea Basket dalle sue origini fino a quando deciderà di non farcela più. Ed è una certezza. Per te invece com'è? Per me, diciamo, posso dire che la cosa più bella di quest'anno Se è arriva una essere. buona telefonata, la prendi, se ce la dobbiamo Sì, prendere, sì. sinceramente sì, diciamo, per una mia prospettiva futura. Però la cosa più bella di quest'anno è giocare in casa, è giocare nella mia città. Ed è una delle scelte che ho fatto, perché comunque quando giochi nella tua città c'è un clima tutto diverso. Vabbè, ma dico, il sogno di Infatti, giocare a il Varese a sogno di giocare, sì, in una Cantù, squadra. mia, dico, c'è per tutti, C'è non come. dico l'NBA, però dico. C'è come. È nascosto nel cassetto, ma diciamo. Mi alleno tutti i giorni per quello. Però la speranza è sempre quella che in questa città, che secondo me merita di più. La domanda più banale, che più banale non ci può essere, quanto ha inciso l'attività di papà in questo senso. Che era la tua Allora, stessa attività sì, sportiva. allora mio padre, diciamo che nell'ambiente è abbastanza conosciuto da tutti, soprattutto al Castanea, soprattutto Filippo che. Quando ho iniziato a giocare a Castanea 3 anni fa mi parlava di mio padre, appunto, di come giocava, della voglia che aveva quando giocava. Di mio padre io ho vaghi ricordi, perché comunque quando lui ha finito io ero piccolino. Però
Però comunque posso dire che mio padre mi ha trasmesso questa passione, ovviamente. Io fin da quando ero piccolo ero sempre nei campi da basket, ogni intervallo ero sempre in campo a tirare, ogni sua partita ero sempre in tribuna, quindi è stata poi una cosa naturale quella di cominciare a appassionarmi insieme pure a mio fratello che è diventata quasi una specie di Anche lui ossessione. gioca? Sì, gioco, ora non gioca più, però ha giocato diciamo abbastanza dei bei livelli. Quindi papà ha inciso, diciamo, Sì, dai. ha inciso molto, E molto. E ora sì. ora fa parte appunto della società come general manager. E ora sì, ma il rapporto nostro è. Quindi di Dio comandano così, eh? Regna. Sono. Regna. Oh. Sì, no, vabbè, ma il rapporto della società con mio padre, con tutti qua è tranquillissimo. Lui me l'ha trasmesso, io lo sto cercando di continuare, di superarlo, perché è uno anche dei miei No, obiettivi. quello fra in famiglia è sempre così, no? Sì, Che io. i figli cercano sempre di Sì, superare i padri. I padri ne obiettivamente sì. restano, Sì, quello che è bello è che i padri ne restano soddisfatti in questo penso senso. assolutamente Meglio di sì. farsi Esatto, superare dai figli che dagli estranei. questo sì. E ti capisco. Del domani abbiamo parlato, del presente pure, del passato non deve parlare perché se n'è andato, per cui Ormai è andato. non conta più niente. Te l'ho chiesto questa pandemia come ha inciso sugli altri compagni di squadra, non su di te. Se hai fatto qualcosa per aiutare anche i tuoi compagni durante da capitano durante questo Beh, periodo, allora il problema che comunque lo si principale. veda, dico, è sempre un periodo in cui la collaborazione Sì, è è fondamentale, è fondamentale. troppo importante. Il mutuo soccorso è fondamentale. Purtroppo, ovviamente. Con gli altri compagni, come dicevo prima, alcuni che una buona parte che già conosco, però diciamo che questo problema della pandemia è un qualcosa di più grande di quello che si vede. Io lo dico in primis perché ovviamente in famiglia l'ho preso, io ho preso il Covid e tutta la mia famiglia, quindi ho sempre avuto il freno a mano tirato in determinate situazioni, anche con È amici andato tutto miei. bene È andato rapidamente, tutto sì. bene, per fortuna, non è stato facile, non è stato facile per niente superarlo perché comunque ci sono stati anche i miei nonni di mezzo che comunque sono persone abbastanza anziane. Quindi io, magari come tutti gli altri ragazzi che hanno una determinata prospettiva di questo virus, che io magari vedo anche quando esco, ma io dopo questa esperienza la vivo Sei stato diversamente. in isolamento quanto tempo? È un mese, quasi Come l'hai un mese. vissuto? Che facevi? Maluccio, io ho la possibilità di allenarmi a casa, quindi almeno un po' sfogavo a casa, però era studio, ho approfittato per studiare perché E i dico, ero pensieri sempre. dove andavano? I pensieri andavano agli amici, allo sport, ad uscire, a incontrarsi. In generale era un po' devastante, però questo passava in secondo piano perché è stato brutto perché come prima intenzione il mio primo obiettivo era quello che ne uscissimo tutti il prima possibile. Mi interessava dopo uscire di casa. Prima volevo essere sicuro che tutti stavamo bene. Eravate in Questo. tanti, no? In famiglia? Sì, perché io sto con i miei nonni, quindi eravamo un sette a casa. E quindi, ripeto, E per chi ti ho fai, in questo senso, che uscisse per primo avuto. dal. Mio nonno e mia nonna. Mio nonno e mia nonna non ho dormito io la notte. Ora è pure difficile per me parlarne a volte, ma io la notte non dormivo. Stavo dietro la porta dei miei nonni tutti i giorni. Ma perché quando si parla dei nonni si accenna al piantino, succede? A me capita Succede spesso. anche ai miei figli, eh? Ho un affetto troppo grande per loro. Hanno sempre dato tutto per me, mio nonno che è sempre in tribuna la domenica. È qualcosa di non riesco a spiegare. I miei nonni mi hanno dato sempre tutto, sono sempre stati disponibili Beh, riprendiamoci. a me. Sì, infatti. Torniamo, anzi, chiudiamo parlando di basket. Invece il basket a te come ti ha fatto crescere, dal punto di vista, chiamiamolo spirituale, dal punto di vista Allora, il emotivo, basket come ragazzo? mi Che ti ha aiuta. dato in più rispetto a chi non fa, non diciamo basket, Mi ha che chi dato non fa molto, cosa? mi ha dato molto perché il basket, oltre all'attività che in sé che svolgi, ti insegna tante cose. È uno sport di squadra, quindi principalmente ti insegna come si sta in un gruppo, tutti i valori che ci sono in un gruppo, la lealtà, l'educazione, il coinvolgimento, la collaborazione, è qualcosa che poi ti porti nella vita.
è proprio una determinata attività che poi ti porti in generale fuori dal campo. Io lo noto anche con i valori di vita che ho io e che magari hanno le persone a me vicine che fanno sport rispetto magari a qualcuno che non l'ha mai fatto un determinato sport. Vedo che gli manca, secondo me, sarebbe, è una cosa troppo importante non per forza fare sport a livello competitivo, però promuoverlo lo sport, cioè fare in modo che questi ragazzi, che qualunque ragazzo dai 6 anni, comunque quando comincia ad avere particolari capacità motorie, comincia a svolgere determinate attività, poi possono piacergli o non piacergli, ovviamente poi sono gusti personali, però è troppo importante lo sport, soprattutto quello di squadra. Dico, io ne parlo perché lo sto svolgendo e quindi lo prediligo, però è una cosa che in generale viene sottovalutata, ma ti insegna davvero tante cose. Parliamo di sport e dopo il basket, che ti piace? Allora, io come sport guardo principalmente il basket, poi sono un appassionato sportivo, calcio in secondo piano, però poco e nulla, sono più quasi tutto sul Calcio, basket. calcio così. Sì, guardo qualche partita, ma io il basket di giorno mi alleno, il pomeriggio mi alleno e la notte io quasi sempre sono quasi sveglio a guardare le partite NBA americane. Già sei fortunato perché alcuni sono costretti a vedere calcio, è sempre calcio, tu puoi anche scegliere, no? Sì, Qualche sì, sì, sì. partita di calcio la vedi, no? Tieni Sì, perché per? mio Per chi nonno tieni? tifa Inter e quindi io Quest'anno sono è tipo, quest'anno, esatto, andata quest'anno sono un anche tifoso interista, quindi. bene, ti ringrazio, sei simpaticissimo, sei Grazie a voi. un buon ragazzo del domani. Rompiamo il protocollo, ci stringiamo la mano. Assolutamente. Ciao Leonardo, Arrivederci. di Dio, grazie al Grazie Castanea Basket.